Ciao a tutti, sono in Finlandia e voglio parlarvi di un servizio che è andato in onda un paio di giorni fa nel corso della trasmissione Matrix di Canale 5 e che parla dell'Ucraina. Questo servizio è un'investigazione, una raccolta di alcune testimonianze molto importanti di alcuni cecchini. Questi cecchini erano quelli che durante la rivoluzione di Piazza Maidan del febbraio 2014 sparavano sia sulla folla che sui manifestanti. Che ci fossero questi cecchini che sparassero ad entrambe le fazioni era già un fatto noto, anche la BBC ne ha parlato un paio di anni fa. Quello che queste testimonianze aggiungono, oltre all'identità dei cecchini che erano per la maggior parte georgiani e non vorrei svegliare lettoni mi pare, o lituani, faccio sempre confusione tra questi paesi anche a causa del nome che hanno in inglese. La cosa importante che questo servizio aggiunge, l'informazione che aggiunge, è che questi cecchini erano controllati da membri della nuova coalizione, quella che fa capo a Poroshenko, coalizione filo occidentale, e non come si pensava a Yanukovych, il terribile dittatore. Vi mostro alcuni spezzoni di questo servizio, le parti che secondo me sono più importanti. Non ve lo mostro integralmente perché immagino che YouTube potrebbe cancellarmelo a causa di copyright, non posso certo copiare tutto il contenuto della trasmissione di Matrix. Voi guardate il servizio e dopo alla fine vi dico cosa mi ha colpito di più. Il 20 febbraio di 4 anni fa, del 2014, a Piazza Indipendenza, Kiev, in Ucraina, 80 manifestanti vengono uccisi da misteriosi cecchini. Dopo due giorni Yanukovych, che è il presidente dell'Ucraina, filo Putin, filo Russia, deve scappare e cambia il regime ucraino e i ribelli conquistano il palazzo e il potere. E vi facciamo vedere un documentario incredibile, è uno scoop internazionale perché Gian Michele Sin ha individuato tre persone, tre cecchini, tre responsabili di quelle morte che faremo vedere nel documentario, più che filo russe, erano in contatto con ufficiali e militari americani. Ci avevano ordinato di sparare sia sui poliziotti sia sui dimostranti, senza distinzioni. Erano georgiani che erano stati mandati dall'allora presidente della Georgia Saakashvili a prendere le parti dell'opposizione ucraina. Quindi non sono stati i russi a sparare, questa è la tesi di fondo. Il peggio arriva la mattina del 20 febbraio. Un gruppo di misteriosi cecchini apre il fuoco sui dimostranti e poliziotti. In poche ore si contano un'ottantina di cadaveri. Il giorno dopo Yanukovych fugge all'estero. Il 22 febbraio l'opposizione conquista il potere. And it's really disturbing that now the new coalition, that they don't want to investigate what exactly happened, so that there is now stronger and stronger understanding that behind snipers it was not Yanukovych, but it was somebody from the new coalition. Dovevamo occuparci delle provocazioni. Eravamo noi a dover provocare i Berkut, le forze speciali della polizia. In quei giorni all'hotel Ucraina giravano tutti i capi dell'opposizione. Paschinsky e altre tre persone, tra cui anche Parasyuk, hanno portato all'hotel le borse con le armi. Sono stati loro a farle arrivare anche nella mia stanza. Cosa sta succedendo? Gli ho detto. A che servono queste armi? È tutto a posto? Koba, le cose si stanno facendo complicate, dobbiamo incominciare a sparare, mi ha risposto. Non possiamo andare alle elezioni presidenziali anticipate. Evidentemente in quei giorni, quando la mediazione europea disse andiamo a elezioni anticipate, allora per vedere cosa vorrà il popolo,
i capi dell'opposizione decidono che non bisogna... di ammazzare il loro popolo per fomentare la rivolta anti... Questo è quello che ci raccontano in questo filmato. Incredibile, davvero. Potete trovare l'intero servizio nel link che metto in descrizione, che porta ad un altro sito, e potete guardarvelo tutto. Quello che mi ha colpito di questo servizio non è tanto il contenuto, perché vivendo in Russia, leggendo anche i mezzi di informazione russe, questa teoria era già molto nota, anzi era anche più di una teoria. Ci sono diverse investigazioni da parte di blogger e giornalisti che puntano nettamente in questa direzione. Quello che è nuovo, diciamo, è il fatto di avere dei testimoni diretti. Ma quello che mi ha colpito di più non è tanto, come dicevo, il contenuto, quanto quello che ne è seguito, la reazione, ovvero il nulla totale, il silenzio assoluto. Ho guardato, ho cercato nei siti dei maggiori quotidiani italiani, ho guardato La Repubblica, Il Corriere, Il Fatto Quotidiano, e nessuno di questi spende una riga per parlare di questo servizio. Voi direte, ma forse non è una cosa tanto importante sapere se la coalizione di Poroshenko, diciamo, si sia macchiata di questi crimini. Insomma, se, immaginate se fosse successo in Russia che Putin sia stato messo al potere dalla sua coalizione che sparava contro i civili, questa notizia faceva il giro del mondo. E quello che ancora mi colpisce, il motivo per cui trovo questo silenzio molto ingiusto, è che questa notizia è effettivamente importante per noi, al contrario di quello che succede in Russia. Sapete, noi sulla Russia non è che abbiamo tanto potere di influenza, le sanzioni le abbiamo già, più di questo non è che possiamo fare molto, più che fargli una guerra diretta non si può fare niente. Con l'Ucraina, al contrario, noi abbiamo un rapporto molto più stretto, abbiamo una forza maggiore sia con economica, per il fatto con tutti i prestiti che l'Europa eroga all'Ucraina, ma anche per forme contrattuali che abbiamo con l'Ucraina, il fatto anche di che l'Ucraina sia uno dei paesi candidati ad entrare nell'Unione Europea. Loro almeno ne sono convinti di questo, vogliono fortemente entrarci. Beh, possiamo anche mettere qualche condizione, si potrebbe fare un'investigazione più approfondita su questo. Eppure c'è questo silenzio assordante su questo tema che mi colpisce molto. I nostri giornalisti, non tutti chiaramente, anzi, ne approfitto per fare i complimenti al giornalista che ha fatto questa inchiesta, ma la maggior parte, il mainstream, come si dice, è assolutamente una squadra di traduttori di notizie della BBC e dei mezzi principali, occidentali soltanto, e questo io vorrei che si cambiasse. Vabbè, questo era quello che volevo dirvi, buona giornata. Ciao a tutti.